Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Qui ci troviamo nell'aula scolastica del piccolo seminario, l'aula dove veniva il giovane Pio da Pietrelcina con i fratini, quando lui ebbe questo primo incarico come direttore spirituale di questi ragazzi, come arrivò qui a San Giovanni Rotondo. Beh, oggi, 7 ottobre, nel 1946, fu una giornata triste per Padre Pio, perché Grazio, il papà, proprio a qualche metro, potremmo dire proprio così, un centinaio di metri dal convento, nella casa Maria Pail, spirò. Morì Grazio Forgione. Era nato il 22 ottobre del 1860 a Pietrelcina, si sposò l'8 giugno del 1881 con Maria Giuseppa Denunzio, da cui ebbe ben 8 figli. La vita di questo uomo fu densa di lavoro, sofferenze e molti sacrifici, non ultimo quello di emigrare per ben 2 volte negli Stati Uniti per realizzare il desiderio del figlio in vista del suo sacerdozio. Un uomo forte, sereno, il suo quotidiano lo passò tra la dura vita dei campi e le gioie semplici ma allegre della famiglia. Dalla mattina alla sera Grazio lavorava il terreno che aveva di proprietà a Piana Romana, cercando sempre di dare al crescente nucleo familiare il necessario. E poi anche lui, come mamma Peppa, volle così terminare la sua vita terrena qui a San Giovanni Rotondo e fu ospite dell'americana Maria Pail. Ogni giorno veniva qui in convento per partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta da suo figlio, si intratteneva con i frati, era diventato il nonno della fraternità dei frati di San Giovanni Rotondo. E quel giorno morì. E di questo ultimo periodo l'archivio della Voce di Padre Pio conserva 2 scatti straordinari che vedono il figlio che imbocca il papà, che è quasi senza forze, nel letto dove morì, e dove morì qualche anno prima anche mamma Peppa. E al cimitero di San Giovanni Rotondo fu il giorno dopo collocato proprio accanto alla moglie. È una lapide con una bella scritta che fa capire il senso e l'importanza di questi 2 genitori. C'è scritto: dal tuo ceppo sorse la pianta che leva al cielo e apre sino ai confini della terra i rami carichi di frutti, accogliendo sotto l'ombra benedetta i sofferenti tutti, del corpo e dell'anima.